Grazie intanto per essere qui. Noi abbiamo detto questa conferenza stampa come Partito Democratico per evidenziare la nostra proposta di delibera. Abbiamo presentato già la scorsa settimana, se non già 10 giorni fa, una proposta di delibera in materia di ponte sullo Stretto. Ora, indipendentemente dalla nostra posizione sul ponte, che comunque è nota ai più, e dovrebbe essere nota a tutti i giornalisti che si occupano di questa grande opera, almeno da, potrei tornare indietro per quanto mi riguarda anche di 25-30 anni, però mi sarei troppo vecchio, dovrebbero sapere qual è la posizione di chi ha rappresentato e di chi rappresenta un territorio. Ribadisco, indipendentemente dal sì o dal no, noi abbiamo una preoccupazione che stiamo cercando di evidenziare in tutte le sedi, non da ultimo nella sede della commissione che doveva essere la commissione ponte, a me assomiglia alla commissione pro ponte, però altra cosa è questa. Abbiamo chiesto più e più volte, ma com'è possibile e com'è pensabile che nel momento in cui in un paese si ragiona sulla realizzazione forse dell'opera più importante che riguarderà quella nazione, il territorio che ne deve subire, alcuni dicono i benefici, io evidenzio con grande paura i disagi, non venga mai ascoltato, o meglio, non venga mai interrogato sul punto. Ora i miei colleghi lo svilupperanno ancora meglio di me sotto il profilo giuridico e se volete anche giurisprudenziale, nonché normativo. Io in più occasioni ho detto che indipendentemente dal sì o dal no, il territorio della città di Messina e il territorio della città di Villa San Giovanni e quindi la collettività di quei che vive in questo territorio, secondo me dovrebbe essere interrogata con un referendum sul punto. Cioè noi dovremmo sottoporre a questa popolazione, solo a questa, perché non posso interrogare i cittadini di Palermo o di Catania o di Siracusa se sono favorevoli o meno al ponte, perché loro vedranno soltanto se ci sono gli aspetti positivi, quindi è facile, gioco forza, diranno di sì. Altra cosa invece interrogare quei soggetti che potrebbero avere dei benefici ma che allo stesso tempo avranno sicuramente dei disagi. Alcuni dicono per 6-8 anni, io veramente ho grandi difficoltà a immaginare che un'opera così immensa si possa nel nostro territorio si possa realizzare in un tempo così breve, tenuto conto dell'esperienza, non del dato tecnico che non mi compete, dell'esperienza. Quindi faccio riferimento agli approdi, faccio riferimento agli svincoli di giostra e vado al dato storico, da quanti anni opere più piccole, più marginali sono ancora in corso e quanti disagi la nostra collettività ha subito nonostante tutte le rassicurazioni e nonostante la marginalità dell'intervento rispetto alla sua interezza in relazione al ponte. Perché oggi? Perché oggi, intanto lo diranno meglio, come dicevo, sotto il profilo giuridico, i miei colleghi, perché oggi la città ha avuto, a seguito della pubblicazione del piano particellare e quindi dei territori che verosimilmente, eccetto gli strafalcioni, la superficialità, già questo è sinonimo di criticità, se un'opera così importante presenta un aspetto così superficiale anche sull'individuazione del condominio che potrebbe essere interessato meno al ponte, della proprietà che potrebbe essere interessata meno al ponte, perché poi le persone che si sono viste scritte su quel piano particellare sono andate presso la sede della Pala Cultura e hanno detto no, non era il vostro, è quello accanto il condominio. Francamente non credo che un'opera di tal fatta può essere trattata, può essere gestita in questo modo. E cronaca, l'avete scritto anche voi che è successo questo. Dicevo, ma proprio da quel momento in cui molti cittadini messinesi si sono resi conto che il ponte
non viene realizzato come una bacchetta magica per cui c'è un pilone e un impalcato viene poggiato lì, abbiamo risolto il problema, ma che ha tante referenze e in luoghi talmente lontani da quello individuato, da quello abbiamo appena cominciato, da quello individuato, ecco che la collettività veramente sta prendendo coscienza dell'impatto ed è oggi il momento di considerare questo territorio e interrogarlo con le misure che adesso i colleghi vi rappresenteranno, motivo per il quale abbiamo all'ordine del giorno, abbiamo presentato questa delibera alla presenza del Consiglio Comunale.